Nel corso di un accurato servizio di controllo del territorio nelle zone di San Nicandro Garganico ed Apicena, a seguito di diverse perquisizioni, i carabinieri del comando provinciale, con l'ausilio di uomini del sesto erinucleo di Bari, che dall'alto hanno perlustrato l'intera zona, hanno recuperato circa 25 kg di marijuana. Gli elicotteri in volo hanno individuato due furgoni sospetti, apparentemente abbandonati, in un'area impervia, nascosti tra la folta vegetazione. All'interno dei mezzi, i militari dell'arma giunti a piedi hanno trovato diverse piante di cannabis riposte su appositi graticci per l'essiccazione e 25 kg di sostanza già pronta per essere immessa nel mercato, oltre a tutto l'occorrente per la lavorazione e il confezionamento della sostanza. Dalla droga sequestrata si sarebbe potuto ottenere oltre 40.000 dosi per un valore economico di circa 200.000 euro. I due furgoni in pratica erano stati trasformati in veri e propri laboratori mobili per la lavorazione dello stupefacente. Le indagini cercheranno di individuare gli utilizzatori dei mezzi.